questo nuovo video. Oggi farò un video. Cristo santo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò un video che riguarda un po' le conseguenze con le quali avrai a che fare quando ti trasferisci all'estero. Possono essere positive quanto possono essere negative. Ovviamente io parlerò della mia personale esperienza, di quello che succede, però tante cose sono abbastanza comuni di quando ti trasferisci, soprattutto quando trasferisci in un paese che è completamente l'opposto. Non so se l'ho mai detto, ma io mi sono trasferita in Italia quando avevo 11 anni, quindi diciamo che sono passata comunque, prima di passare alla cultura canadese, sono passata prima alla cultura italiana. Però quando sei un bambino queste cose non sono così evidenti, cioè quando tu cambi paese sei un bambino, a parte imparare la lingua e robe del genere, le altre cose del tipo cibo, amici, robe, non sono state cose che mi hanno ferita più di tanto, perché comunque sono passata a un cibo migliore sicuramente, e a 11 anni quanti minchia di amici vuoi avere, i quali ci tieni da morire, quindi soprattutto, cioè, in quel periodo in cui mi sono trasferita non esistevano neanche i computer, neanche Skype, neanche niente, cioè non è che stai a chiamare i tuoi amici ti del cuore dall'Italia, soprattutto perché in quel periodo c'erano addirittura quello le cabine in Italia con la carta che tu pagavi tipo per chiamare, vabbè, robe assurde, che pazzesco. Quando sono passata alla cultura italiana non ho visto questi grossi cambiamenti. Invece quando sono trasferita in Canada, ovviamente dopo ben 14 anni che abitavo in Italia e mi sono trasferita in un paese che è completamente l'opposto dell'Italia, positivo, negativo, non lo so, ci sono tante cose che sono cambiate. Primissima cosa è un po' il cambiamento traumatico, ovvero che se vi trasferite in un paese dove c'è tanto jet lag rispetto al vostro paese, che magari che non sia dall'Italia, da Germania, che non c'è un cacchio di jet lag, vi sveglierete sempre alle 5 del mattino, 4 del mattino. Io mi svegliavo sempre alle 4 del mattino, tipo la prima settimana ho avuto un jet lag pazzesco. Adesso non soffro più, ma all'inizio, il primissimo volta che sono venuta in Canada è stato assurdo. Cercavo addirittura di andare a letto anche tardissimo per poi dormire di più, invece no, non funzionava niente. Quindi è stata la primissima cosa traumatica, è stata questa, sicuramente. Una seconda cosa è che i tuoi genitori ci prenderanno un attimino prima di ritorsi il tuo jet lag. Io ricevevo chiamate in mezzo alla notte, cioè mia madre mi chiamava alle 3 del mattino perché in Italia erano le 9 del mattino, erano tipo sì. Mia madre, ciao tesoro! Io faccio, mamma, sono le 3 del mattino. Tante volte per fortuna ero sveglia perché soffrivo ancora di jet lag, però una volta che ho preso il ritmo della vita e mia madre mi chiamava alle 4 del mattino, ero tipo, mamma, smettila. Quindi adesso ho imparato, quindi al massimo mi invio un messaggio o mi chiama tardi, quando da loro è tardi, da me è pieno pomeriggio. Però il jet lag è una cosa alla quale non mi abituerò mai, è ancora strana come cosa, come parlo certe volte con dei miei amici e loro sono tipo, eh sì, vabbè, insomma, ciao, adesso vado a dormire, o del genere, sono tipo, io devo andare al lavoro, quindi sì, è una cosa un po' traumatica anche questa. La terza cosa è che perderai amici. Non parlo di amici veri, non parlo di... parlo di quelle persone che consideravi amici, poi in fin dei conti erano solo delle conoscenze che hanno semplicemente smesso di parlarti perché per loro è più importante tipo avere un rapporto dove ti vedi ogni giorno piuttosto che sia un rapporto veramente un legame più forte in cui anche se non vedi quella persona per un tot di mesi ci tieni lo stesso. E mi è capitato questa cosa con tante persone. Ci sono rimasta male, adesso invece non me ne frega più un cazzo, detta proprio alla finesse, perché le persone alle quali tengo ci sono ancora. Ovviamente anche quelle persone che hanno smesso di parlarmi, anche io ho smesso di parlare loro, perché, non, perché quando c'è un rapporto, che sia amicizia che sia amore, se non è da tutte e due le parti, questa cosa non può funzionare. Quindi diciamo che anch'io ero un po' stufa di essere sempre io a scrivere, di essere sempre io a farmi sentire, quindi ho semplicemente detto vabbè. Quindi praticamente ho deciso che non vale la pena starci male, ho ancora quelle persone che comunque c'è, anche con loro diciamo non è che posso sentirli sempre, ma anche...
mia madre che mi chiama. Ovviamente ho capito che anche quelle persone le posso sentire sempre, non è più lo stesso rapporto, perché sai, vedere quelli che sono i tuoi migliori amici, vederli una volta all'anno per pochi giorni o una settimana, due, non è più la stessa cosa del tipo ciao, andiamo a farci una birretta, roba del genere, non è più la stessa cosa, ovviamente lo so, però sono felice per quelle poche persone che ci sono ancora, che si fanno sentire, che parliamo ancora su Skype e robe del genere. So che purtroppo, cioè, non è più lo stesso, però comunque sono rimasti nonostante tutto. Ovviamente quando cambierai paese ti farai nuove amicizie, però come ho già detto nel video sugli amici, qua in Canada è un po' dura farsi degli amici, o almeno degli amici veri, cioè finché se vuoi avere delle conoscenze con le quali semplicemente andare a prendere un caffè ogni tanto, puoi farlo, però se vuoi delle amicizie vere dove sai, puoi fidarti con la persona, che quella persona ti aiuterebbe nel momento peggiore della tua vita, per adesso io non ho quella persona. Per fortuna comunque ho lui, che è una persona molto importante della mia vita, che mi ha aiutato tantissimo in tanti momenti in cui sono stata triste, sono stata depressa, in cui ho sentito tanta nostalgia di casa. Lui è stato sempre lì, invece quelle persone che ormai sono conoscenti, non sono neanche amici, non lo erano, insomma, cioè al massimo potevi dire sai, sento nostalgia di casa, lo potevo dire oh mi dispiace, e finisce là, insomma. Un'altra cosa è che ovviamente quando ti trasferisci sarà molto più facile per te imparare la lingua sul posto. Per esempio, io mi sono trasferita per gli studi e ho scelto appunto il Quebec per il fatto che volevo continuare col francese. Quindi ovviamente ho scelto il Canada perché comunque volevo un po' cambiare anche aria, volevo un po' scoprire una cosa diversa, poi il Canada comunque mi ispirava tantissimo. E sono partita per il Canada. Ovviamente non solo sono riuscita a imparare la lingua, a migliorarla tantissimo, cioè dopo 2 anni addirittura riesco anche ad avere un po' l'accento del Quebec, quindi questa cosa mi rende molto fiera perché io odio l'accento francese, dei francesi, i belgi ancora li posso sopportare, ma l'accento dei Francia non ce la faccio. Quindi diciamo che quando cambi paese imparerai la lingua, però entrerai anche a contatto con una cultura diversa dalla tua, scoprirai nuove cose, imparerai ad apprezzare tante cose che magari non conoscevi prima, magari riuscirai anche a viaggiare in quel paese se hai la possibilità, riuscirai a scoprire nuovi posti, e questa è una cosa molto bella, cioè assolutamente io non mi pento di essere venuta qua. Magari ho sempre nostalgia di casa o robe del genere, però comunque a me il Canada piace, hanno una cultura bella, ovviamente ci sono cose diverse, sono due culture diverse, sono due lingue diverse. Un'altra cosa è che quando cambi paese dovrai essere molto indipendente, perché comunque ti trasferisci da solo, se siete fortunati di trasferirti con la famiglia meglio. Io mi sono trasferita da sola, quindi è stato molto difficile all'inizio, però imparerai a crescere, imparerai a fare queste cose da sola, cioè io addirittura fino all'anno scorso non sapevo neanche come si facessero le tasse, cioè robe del genere, non sapevo neanche come si usasse una carta di credito, cioè per dirvi, però queste cose si imparano, cioè queste cose fanno un po' parte dell'essere adulti, ma vabbè, non sto dicendo di essere l'adulta più adulta del mondo, però so come adult. I know how to adult. Mi ricordo che mia madre, quando mi sono trasferita, mi diceva addirittura ma sai fare la lavatrice? Ma riesci a mangiare? Ma ti fai da mangiare? Ma ti fai solo la pasta? Del genere. Guarda che nonostante io abbia vissuto 23 anni con voi, ho imparato un po' delle cose, cioè so fare le cose, non sono proprio incapace, per esempio, cioè per dirvi, tipo mio moroso, per esempio, lui non ha mai stirato in vita sua, cioè questo per dirvi, quando ci siamo trasferiti insieme lo vedevo con le sue camicie stropicciate, ho detto scusa ma stirati quella camicia, lui tipo mi ricordo che mi aveva guardato all'inizio e mi fa no ma io questa cosa non la stiro, faccio guarda che è stropicciata, non puoi andare in giro così, poi mi fa io non ho mai stirato. Un'altra cosa è che inizierai ad abituarti a tante nuove cose, per esempio il cibo, per esempio per me è stato molto difficile all'inizio non avere tutte quelle cose italiane, tipo gli affettati, la mozzarella, il pesto, tutte queste cose qua si trovano perché comunque ci sono negozi italiani, però ovviamente costicchiano, quindi all'inizio quando sono trasferita in Canada non avevo ancora lavoro, ho detto cioè non posso permettermi di fare tutte queste spese, quindi ti adatti un po', inizi a mangiare un po' quello che riesci a permetterti,
inizia a essere più fantasioso in cucina. Io quando vivevo con i miei non cucinavo granché, a meno che non fossi sola a casa, perché magari mi ero in vacanza, vabbè, io di solito non cucinavo tanto, di solito era il padre, il cuoco della casa. Invece io non cucinavo granché, lo so. Però dopo ho iniziato a essere, ad avere più fantasia, addirittura ho iniziato a mangiare meglio da quando sono in Canada, ed è una cosa strana perché i canadesi mangiano male, però ho iniziato a essere più responsabile, a mangiare un po' meglio, a cercare di equilibrare un po' la mia alimentazione, nonostante io c'ho la pancetta lo stesso, però diciamo che mi sono dovuta abituare, perché quando ti trasferisci Non puoi avere questi vizi del tipo cioè io devo fare queste cose, cioè se questa cosa non è italiana io non la compro, cioè, perché ci sono tanti prodotti che costano troppo. Per dirvi, piuttosto che comprarmi una mozzarella mi pago la benzina per una settimana, cioè per farvi un esempio. Quindi diciamo che inizia a dare priorità ad altre cose, e dopo 2 anni posso dirvi che non sono più depressa del fatto che non posso mangiare gli affettati, o non posso sempre mangiare tutte cose italiane. Vivo bene lo stesso, poi ovviamente quando torno in Italia mangio come un porco, certe cose le cucino io, cioè per dirvi la lasagna posso farla anch'io, se voglio la pizza me la posso fare anch'io in casa senza problemi, cioè ogni tanto magari gli affettati me li permetto di mangiare, però allo stesso tempo, cioè se torno in Italia mi faccio una scorpacciata di cibo, mi prendo anche delle cose in valigia, però non sono più al limite della depressione come tanta gente possa pensare. Quando vai in un nuovo paese magari scopri anche tanti cibi che non conoscevi, che iniziano a piacerti e che quindi dopo non dico che dimenticherai, perché comunque la cucina italiana non la dimenticherai mai, però inizierai ad adattarti, perché questo significa trasferirti, anche questa è una delle cose che dovrai imparare a fare, adattarti. Quindi ragazzi, questo è un po' tutto per quello che volevo dire. Se avete altre cose, magari se siete trasferiti in un altro paese, se avete vissuto altrove per qualche tempo e avete altre cose da aggiungere, fatemi sapere, perché tante cose magari le dimenticate. Quindi mi raccomando, fatemi sapere che cosa trovate di difficile magari in un nuovo paese, cosa trovate invece di migliore rispetto all'Italia o robe del genere. Ci vediamo alla prossima volta, ciao!